Buongiorno a tutti bagai, benvenuti in questo Romagna Vlog. Good morning. Porsche 911 Turbo, sì, iniziamo così questo giorno, con un fermone, con un macchinone. Facciamogli vedere chi cazzo comanda. No, scherzo, sennò magari uno sbirro in borghese e partono le multe. Qua comunque la gente guida proprio come cavolo gli pare. Sorpassi a destra, a sinistra, gente in mezzo alla strada. Però questo è il primo Romagna vlog e vi giuro bagai che la Romagna è una terra fantastica. Qua siamo a Ziz barra Cesenatico e adesso sto andando a prendere da mangiare da Paolino, il king dello spiedino, perché i veri king hanno bisogno di andare in posti da king. E ci andiamo sotto il sole romagnolo, va che bel tempo, va che bel paesaggio. Successivamente oggi ci faremo un altro mini giro nelle campagne romagnole per poi andare a prendere a lavoro Emma. Ok, ho già sbagliato strada, però fa niente. Così vi faccio vedere Porto Canale, proprio l'inizio di Porto Canale. Qua, carino, eh? Ecco, tipo, vedi, il bus, io potevo andare dritto e mi taglia la strada. Oddio, ma sta per andare contro lo spartitraffico? Non sa neanche lui quello che fa. Che ci faccio in Romagna con uno Z750? Questa, ragazzi, è praticamente la mia nuova moto. Non praticamente, è per adesso la mia nuova moto. Chi mi segue su Instagram sa un po' cosa è successo in questo periodo, un casino dopo l'altro. E chi mi ha aiutato, vi giuro, lo ringrazio veramente tanto, perché sennò non sarei qua in questo momento. Sono riuscito a vendere tutte le moto che avevo per pagare certe multe, di cui ne parlerò in un video a parte. C'è il tizio qua dietro che suona, che cazzo vuole, vediamo cosa vuole. Angry people. Impazzito perché stavo andando tranquillo, solo che qua a 60 all'ora non vogliono che vai, a quanto pare. Quindi spariamocela a 200 all'ora in superstrada, così sono tutti contenti. Vi dico solo che mi sono prenotato le vacanze prima di avere quei cacchio di problemi. E vabbè, in poche parole adesso ci facciamo un'impennata. Questa è la moto, molto tranquilla. Vabbè, dai, sono riuscito a, diciamo, rimettermi in piedi, prendere sta moto, vendere la macchina, comprarmi il furgone. Che al mercato mio padre comprò. Il futuro ve lo si crea con la passione e col lavoro e con l'impegno, giustamente. Ognuno lavora a modo suo, anche fare video è un lavoro. Eccoci da Paolino. Mangio, ci vediamo tra poco. Cibo recuperato, adesso andiamo in qualche posto brenso a mangiare. Pista di minimoto. Qua ce ne sono molte, sia di minimoto che go-kart, rispetto alle nostre zone. Nostre, parlo di Como e provincia. Che si entri così in superstrada, no? Vorrei provare a fare qualche viaggetto lungo con questa moto per vedere com'è la situazione. Sicuramente non vestito così come al solito, sapete, maniche corte, pantaloncini. Commentate su cosa vi piacerebbe vedere con questa moto, cosa vi piacerebbe vedere che io facessi con questa moto. Stunt vi dico già che è abbastanza impossibile, pesa davvero tantissimo. Pesa 220 kg, non so se ve l'ho già detto. Qualche impennata, certo. Posso provare a fare un po' di tutto con sta moto, però in generale è abbastanza complicato. Ok, strada abbastanza libera. Vi faccio vedere una robetta. Wheelie time! Non è facile impennare sta moto. Poi su ste strade lasciamo perdere che è meglio. Mmm.
che ci sono stop sulla strada principale, cioè non ha senso. Sto shakerando, shakerando, oh shakerando. Porco cane, poi su sta strada piena di tossi, fango, melma. No, scherzo. E adesso si va a spuntinare in pineta. Dai che arriva al mare. C'è troppo sole. Qua almeno un po' d'aria. Un po' di fresh. Tac 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 tac. Chiaramente. Vi faccio poi vedere un attimo com'è il piccolo hotel che ho prenotato. Dopodiché un po' di chill, andiamo a prendere Emma a lavoro. Relax con lei e dopo c'è un aperitivo che mi aspetta, che dei ragazzi qua della zona me lo stanno per offrire, grandissimi. Ah raga, fra tutti gli hotel che dovevo scegliere mi sono trovato l'hotel che in poche parole è dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri. Proprio io qua dentro. Là. Accendiamo la luce, se no non si vede niente. Qua sto caricando i video. E qua da buono youtuber. Ush. La cosa più carina e bella è la vista qua sopra. Piscinetta. Adesso appunto stiamo andando da Emma, così vi faccio vedere bene bene dov'è. Qua devo girare a sinistra. Eccoci qua, viale principale. Scusate, c'è un botto di sole. Da dietro abbiamo il Gran Palazzone, non so come si chiama, me lo farò dire. E il bagno cui dobbiamo andare si chiama Chino 48 ed è questo qua alle mie spalle. Buon appetito, madonna. Grazie. Destination sulla sinistra raggiunta. Vedo già i primi guys. Bella raga. Siamo arrivati, pochi ma buoni. Allora, la domanda è sempre quella. Voi lo sapete già dagli ultimi video. Qual è il vostro sogno, cazzo? Qual è il vostro sogno? Prima di tutto, Gianni, qual è il tuo sogno? Andare a vivere in America. Ma facendo cosa? Fare studi ingegnere spaziale, quindi. Quindi vai a finire la NASA? Magari, quello sarebbe il sogno, però la vedo dura. Ma ci sta, bel sogno. Qualcosa di concreto, effettivamente. E poi correre in moto là. Buon prossimo. Ma invece mi piacerebbe, dai, vivere bene, fare un mucchio di soldi. No, però starei qui in Italia io. Vabbè, molto tranquillo, con la famiglia, va bene così. Come fai un mucchio di soldi? Lavorando. No, però dai, troverò un modo, non lo so, però si punta sempre in alto. Sempre in alto, giusto. E il tuo sogno qual è? A diventare un pilota, uno stuntman, evitare di speccarmi tutto e far soldi. I soldi sempre al centro di tutto qua, in questa situazione. Senza non si vive. Ok, invece, qual è il tuo sogno, Bagai? Sogno... Sicuramente recuperare quella moto. Esatto. Aspettiamo a settembre che mi ridà la moto. Star qua, magari aprire un'officina e poi vedere, dai. Officina meccanico di macchina o moto? Ah, tutte e due. Ci sta, top. Questi sono i sogni che abbiamo su questo tavolino. Non ci dimentichiamo di nessuno. Man, qual è il tuo sogno? Avere lo Husqvarna che vada più forte di un KTM, no. No dissing. No. È un bel dissing questo, mi piace. No, dai. Vabbè, ripetiamo, qual è il tuo sogno di nuovo? Che lo Husqvarna vada più forte del KTM. Dopo di riuscire a mettere su con i miei amici, stiamo organizzando per metterci su una sorta di officina. Diciamo organizzarci per preparare qualche motore, partecipare a qualche gara, cose del genere. Col tempo e con i soldi che verranno in tasca di procedere, perché senza soldi non si può fare non niente. Non si fa niente. Infatti lo dicevamo proprio qua, i soldi al centro del tavolino. Esatto, prima di tutto ci vuole lo spritz, poi dopo ci vogliono i soldi. Prima si parte dello spritz. Aperitivo fatto, adesso torniamo indietro. Abbiamo il compare, yeah!
Te lo giuro, mi hai fatto prendere un cagotto. Senti che sta morendo. La tua la sento dall'odore un po' gremare. Un po', eh. Gasato? Puttana. Ragazzi, la giornata è giunta al termine. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare con tutti. Noi ci vediamo settimana prossima, lunedì, online. Carichissimi, like, commento. E sempre gas. Bella ragazzi. Told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost.